suoi uomini e le sue donne di questa campagna elettorale. Io devo ringraziare innanzitutto tutti i nostri candidati che sono numerosi, alcuni non stiamo parlando della lista, è stato difficile compilarla, comunque siete stati tutti d'accordo. No, direi che non abbiamo avuto dei grossi problemi, come sempre c'è stata grande disponibilità e grande volontà di partecipazione sia in comune che per le municipalità, abbiamo la presenza anche di tanti giovani che è una nota positiva, anche di tante donne, che anche questo è un segnale credo importante della partecipazione e della volontà da parte di un elemento importante della nostra società di voler partecipare attivamente alla politica. Secondo lei quanto sta accadendo alla Lega Nord in qualche modo può avvantaggiare in queste elezioni comunali che non vi vedono alleati con la Lega il risultato finale? Ma guardi, la mia abitudine è quella di non dare giudizi sulle inchieste. Le inchieste devono fare un loro corso naturale, ovviamente quello che si appunto conosce lo abbiamo conosciuto esclusivamente dai giornali, nessuno ha visto atti giudiziari. Certamente non credo che questa iniziativa possa avvantaggiare la Lega, creerà qualche problema a livello ligure e non solo ligure. Ma può avvantaggiare Minai? Ma io credo che certamente tra i candidati che possono beneficiare indirettamente da questa situazione ci possa essere Minai, che come elettorato è quello più vicino, anche per la Lega è stato sempre un nostro tradizionale alleato. Comunque lo ribadisco chiaramente, vale per tutti il principio generale di non colpevolezza, quindi fino a quando uno non è condannato con sentenza passata in giudicato non si può assolutamente pensare che sia colpevole, vale anche in questo caso.